Bene, ragazzi, da quinta C continuiamo a parlare del nazismo. Abbiamo visto Hitler ha preso il potere facendo votare dal Parlamento i poteri straordinari al cancelliere della Repubblica, che era lui stesso. Il 24 marzo il Parlamento vota i pieni poteri a favore di Hitler, tutto questo in maniera formalmente legale, perché c'era un articolo della Costituzione della Repubblica di Weimar che permetteva questo. Hitler non ha bisogno di fare un colpo di Stato nel senso tecnico del termine, sfrutta quello che c'è scritto nella Costituzione della Repubblica di Weimar. Esattamente come Mussolini, Hitler non abolì mai la Costituzione della Repubblica di Weimar. Di fatto, la Repubblica di Weimar non fu mai ufficialmente eliminata. Hitler non ne aveva bisogno, la Costituzione di Weimar resta in piedi. Il Parlamento, per esempio, continua a esistere con tutti teoricamente i poteri che la Costituzione della Repubblica di Weimar gli assegna, solo che il Parlamento in realtà non si occuperà più di niente, verrà privato, verrà svuotato in realtà di tutte le sue funzioni. Quindi Hitler che cosa fa nel momento in cui ha i pieni poteri? Violenza e repressione anche in luoghi di detenzione, campi di concentramento. Attenzione, il primo è Dachau, tristemente noto. I campi di concentramento nazisti, chiamati anche Lager, iniziano a esistere sin dall'inizio, sin da proprio dall'arrivo di Mussolini al potere. Il primo, Dachau, sapete chi finisce all'interno di Dachau? I comunisti, ricordate, i comunisti che erano stati accusati di aver incendiato il Parlamento e il Reichstag, molti di loro vengono sbattuti nel campo di prigionia, nel primo campo di concentramento di Dachau. Tra il 33 e il 34 Hitler approva, inizialmente con la firma di von Hindenburg, tutta una serie di leggi che svuotano totalmente le garanzie e i diritti dei cittadini, le libertà della democrazia, la Repubblica di Weimar. Tutti i partiti sono aboliti, esiste un solo partito, il Partito Nazionalsocialista. Come negli altri totalitarismi, ricordate che una delle caratteristiche anche del fascismo, del comunismo sovietico, qual è? L'identificazione tra partito e Stato, il partito unico. Chi è a capo del partito unico è a capo anche dello Stato. Il partito unico e lo Stato si identificano, sono la stessa cosa. Vengono eliminati tutti i sindacati, a parte un sindacato nazista che ovviamente fa gli interessi di Hitler, non si oppone in nessun modo, e vengono eliminate tutte le libertà fondamentali, per esempio la libertà di stampa, i giornali o l'industria cinematografica, come vedremo, vengono totalmente asserviti al regime di Hitler. Quindi in pochissimo tempo viene creato un terrificante regime totalitario, d'accordo? Un terrificante regime totalitario. Per ottenere il consenso, attenzione, Hitler fa alcune cose che aveva già fatto Mussolini. Una delle primissime cose che fa nel 1933 è il concordato con la Chiesa Cattolica, come nel caso di Mussolini. Molti non lo sanno, ma anche la Chiesa Cattolica tedesca, come quella italiana, si accordò con Hitler, che diede alla Chiesa Cattolica tedesca tanti soldi, tanti privilegi. Il risultato fu che la Chiesa Cattolica, almeno la Chiesa Cattolica ufficiale, o almeno una parte di essa, appoggiò Hitler. È una cosa molto triste. Ci sono ancora le foto con i vescovi che fanno il saluto romano, no? Il saluto hitleriano, Heil Hitler, con il braccio alzato. E così ovviamente acquisisce il consenso dei cattolici. Fate attenzione, apriamo una parentesi su questo punto. Concordato con la Chiesa Cattolica, una delle prime cose, primissime cose che fa Hitler al potere, c'è da dire che però, secondo molti, l'appoggio a Hitler venne più dai protestanti che dai cattolici. Si discute ancora nella storiografia. Furono più cattolici o più protestanti ad appoggiare Hitler? Molti sostengono
l'ideologia protestante luterana di mezza Germania, o da secoli c'era il protestantesimo non calvinista ma luterano in Germania, abbia favorito Hitler proprio per la mentalità protestante. Lutero, io questo ve l'ho già detto, diceva che il sovrano doveva essere assoluto e che bisognava. Non ci si poteva ribellare al sovrano, a differenza dei calvinisti, luterani erano abituati alla loro religione, a obbedire ciecamente allo Stato. Lutero stesso in persona aveva detto che bisogna obbedire a un sovrano assoluto, bisogna obbedire allo Stato, all'autorità politica, e non ci si può ribellare mai, neanche quando il sovrano è ingiusto e dispotico. Perché ribellarsi al sovrano è come ribellarsi a Dio. Quindi molti dicono che la mentalità protestante luterana abbia creato una simpatia automatica dei protestanti luterani nei confronti di Hitler. In fondo, i protestanti, dalla loro, a differenza dei calvinisti che volevano la Repubblica, volevano governare in prima persona, luterani da secoli insegnavano come loro teoria politica che il cristiano dovesse occuparsi solo della propria interiorità, rinchiudersi all'interno della fede interiore e lasciare tutto il mondo esteriore, considerato corrotto, preda del demonio, ad un sovrano assoluto che doveva usare dei mezzi, dei metodi anche brutali per dominare la realtà. E, il punto è questo: se noi andiamo a vedere la storia del nazismo, bisogna dire che la Chiesa Cattolica si è opposta al nazismo più di quanto abbiano fatto le chiese protestanti luterane in Germania. Per esempio, l'eutanasia passiva, no? Uccidere gli anziani, i malati, i bambini malformati. Molti pensano che il nazismo abbia approvato una legge che consentiva l'eutanasia passiva. No, pur praticandola, attenzione, Hitler non riuscì mai ad approvare una legge sull'eutanasia passiva per eliminare i malati, i malformati, i deboli, gli asociali, gli anziani, i malati cronici, eccetera, perché la Chiesa Cattolica si oppose e si oppose molto duramente. Lui, per non perdere l'appoggio dei cattolici, non approvò mai la legge sull'eutanasia passiva, esterminare i malati, i deboli, i disabili, gli anziani. Ci sono altri casi in cui la Chiesa Cattolica, in qualche modo, almeno per un minimo, cerca di opporsi ad alcune cose di Hitler. Le chiese protestanti sembravano invece più acquiescenti. Se andiamo a vedere gli iscritti al partito nazista, soprattutto quelli della prima ora, quando il nazismo non aveva ancora preso il potere, quindi capite, quando ci si iscriveva al partito non solo per fare carriera o per avere dei favori, ma perché ci si credeva veramente. I protestanti sono nettamente più dei cattolici, quindi gli iscritti al partito, quelli che sostenevano il partito prima che prendesse il potere, sono più protestanti dei cattolici. Però molti hanno detto, i principali gerarchi nazisti sono protestanti o cattolici? I principali gerarchi nazisti, capi del nazismo, compreso Hitler, non dico che siano cattolici davvero, erano di formazione cattolica, cioè venivano da famiglie cattoliche, compreso Hitler, che era austriaco in Austria. Sono quasi tutti cattolici, ma anche la maggior parte dei suoi più importanti collaboratori. Comunque ancora si discute se Hitler sia stato appoggiato più dai cattolici oppure più dei protestanti. L'antisemitismo, lo vedremo, l'odio verso gli ebrei, un tratto caratteristico del nazismo che tutti conoscono, ovviamente era già radicato nella tradizione cattolica. Gli ebrei erano accusati di non aver riconosciuto il Messia, Gesù Cristo, di averlo fatto uccidere. Vi ricordate, ne abbiamo parlato nella storia, delle persecuzioni degli ebrei da parte dei cristiani nel corso dei secoli, già nel Medioevo, eccetera. Quindi un certo odio nei confronti degli ebrei era diffuso sia tra i cattolici sia tra i protestanti, ma anche in questo caso Lutero e i protestanti luterani erano fortemente antisemiti. Lo stesso Lutero aveva scritto un'opera contro gli ebrei in cui si augurava che venissero massacrati, sterminati. Quindi l'antisemitismo di Lutero e dei protestanti in Germania forse era più forte dell'antisemitismo dei cattolici. Comunque c'è una discussione
Su questo, su quale sia la confessione religiosa che maggiormente abbia appoggiato, favorito Hitler, quella cattolica o quella protestante? Visto che la Germania ancora adesso è divisa come una mela, 50% cattolici, 50% protestanti. Tutti i partiti vengono eliminati e viene costruito, insomma, un regime a partito unico. Attenzione, sin dall'inizio Hitler ha un problema con le SA. Vi ricordate che già ve l'ho detto in una lezione precedente di un altro argomento, le SA, le Sturmabteilungen, le squadriglie, i reparti d'assalto, Sturmabteilungen, ne abbiamo parlato in una precedente lezione, non ripeto, erano molto di sinistra. Erano comandate da un personaggio come Ernst, spero di averlo scritto bene, Röhm, questa E con i puntini di elisi si legge E, Ernst Röhm. Questo Ernst Röhm entrò ben presto in contrasto con Hitler, perché Röhm e in generale le SA, soprattutto l'ala sinistra delle SA, la maggior parte delle SA, accusavano Hitler di essersi venduto la borghesia al capitalismo, all'esercito, mentre loro, le SA, forse avete già capito, rappresentavano l'elemento all'interno del partito nazista, l'elemento originario, cioè l'elemento che era ancora fedele alle ideologie, ai programmi originari del partito, che erano di sinistra. Quindi le SA e il Röhm non volevano un governo capitalistico borghese appoggiato dai militari che faceva il concordato con la Chiesa. Loro erano di sinistra, erano anticristiani, erano anticlericali. Erano ancora fedeli a, ricordate, quel programma di sinistra iniziale di Hitler, che Hitler aveva abbandonato. Volevano una rivoluzione socialista con l'abolizione della proprietà privata, con i proletari, con i lavoratori che davvero governavano e così via. Tutte cose che Hitler aveva assolutamente abbandonato. Quindi Röhm e le SA rappresentano la spina nel fianco di Hitler. Sono pericolosi, hanno un immenso potere. Ricordate che le SA sono quelli che picchiavano, che controllavano militarmente il territorio. Sono le squadre di assalto, sono le squadriglie violente di Hitler. Sono state fondamentali per Hitler per andare al potere, il terrore seminato per le strade, dovunque, gli attentati, gli assalti, le uccisioni delle SA. Li ha sfruttati per andare al potere, però adesso Hitler se ne deve liberare perché sono una spina nel fianco, vogliono un governo proletario, l'abolizione della proprietà privata, vogliono un nazismo veramente di sinistra, socialista. Hitler ha completamente cambiato idea. Viene appoggiato e finanziato dallo stesso presidente della Repubblica von Hindenburg, che è espressione dell'esercito, del militarismo prussiano, dei grandi proprietari italiani latifondisti. Hitler viene appoggiato dai grandi industriali, dal ceto medio, dai professionisti, che non sono certamente socialisti, comunisti. Quindi Hitler risolve il problema alla sua maniera. Il 30 giugno del 1900, 30 giugno del 1934, lui fa assassinare i capi e una buona parte delle SA. Tutta l'ala sinistra delle SA è decapitata. Lo stesso Ernst Röhm viene ucciso barbaramente. Nella notte del 30 giugno 1934, rimasta la storia col nome di Notte dei Lunghi Coltelli, Notte dei Lunghi Coltelli, Hitler si libera di quelli che erano stati i suoi primi fedeli, originari compagni di partito. Le SA vengono quindi decapitate, Röhm viene ucciso, le SA vengono messe al servizio di un nuovo comandante molto fedele a Hitler. Chi compie lo sterminio delle SA sono le SS. Vi ho detto già una volta che le SS contavano poco all'inizio, poi iniziarono a prendere sempre più potere perché erano più fedeli a Hitler delle SA. Le SS aiutano Hitler a liberarsi
della parte sinistra dell'SA di Ernst Röhm, le SS prendono un enorme potere. Le SS, vi dissi già una volta, erano state dapprima affidate a Himmler, uno dei compagni dei gerarchi nazisti più importanti di Hitler. Poi Himmler fu spostato, una volta che Hitler fu arrivato al potere, Hitler fu spostato, gli venne dato prima un ministero, poi un altro ministero, quindi un altro importantissimo gerarca nazista, Göring, fu messo a capo delle SS. Quindi fu Göring a dominare quelle SS che eliminarono una parte dell'SA e uccisero Röhm. Quindi Hitler fa i conti, diciamo, al suo interno, si libera dell'opposizione interna. Ricordate che anche Stalin aveva fatto una cosa del genere. Le purghe di Stalin, i famosi processi farsa e processi politici, erano inizialmente andati a colpire e distruggere la vecchia guardia bolscevica, cioè proprio i bolscevichi della prima ora, compreso Trotsky, quelli che avevano portato al potere i comunisti in Russia. Quindi le SS di Göring, che cosa succede? Hitler assume tutti i poteri perché nell'agosto del 1934 muore von Hindenburg. Attenzione, lui non l'aveva eliminato il Presidente della Repubblica. Von Hindenburg stava esercitando il suo mandato, era stato democraticamente eletto nel 1932, era anziano, nel 1934 muore di morte naturale. Cosa fa Hitler? Prende anche il titolo di Presidente della Repubblica. Quindi vedete, lui ufficialmente non distrugge la Costituzione di Weimar, semplicemente assume in sé tutti i poteri, in base, vedremo, a una dottrina, la dottrina del Führer, la dottrina del fatto che vi sia Führer, corrisponde proprio all'italiano duce, perché viene dal verbo Führen, che vuol dire guidare, comandare, quindi duce, comandante, Führer è colui che comanda. La dottrina del Führer, cioè l'idea che misticamente, romanticamente, la nazione tedesca abbia un'anima collettiva, forse vi ricorderà qualcosa qualche filosofo, un'anima collettiva, una morale collettiva che schiaccia gli individui, in cui gli individui fanno parte, sia una comunità che quasi misticamente corrisponde a un unico personaggio, un unico potere al comando rappresentato da una singola persona, appunto Adolf Hitler, il Führer. Però voi vi sbagliate. Se pensate che da qualche parte Hitler scrisse una costituzione, un documento, una legge dicendo esiste il titolo di Führer, io sono il Führer. Hitler non lo fece mai. Cioè il titolo di Führer è un potere di fatto, che non esistette mai, però, scritto nero su bianco, legalizzato. Lui mantenne sempre in vita, come ha fatto Mussolini, la Costituzione democratica precedente. Semplicemente il Parlamento continua a esistere, ma non conta più niente. Il cancelliere del Reich continua a esistere ed è lui, ma non si fanno più elezioni, è cancelliere a vita. Il Presidente della Repubblica è lui, quindi lui, alla morte di von Hindenburg, assomma, unifica le due principali cariche dello Stato. Cancelliere lo era già. Dopo la morte di von Hindenburg non viene eletto un altro presidente, Hitler occupa anche la carica di Presidente della Repubblica. Tutte cariche e titoli che esistono solo sulla carta non contano più niente perché comanda il Führer, i suoi amici e i vertici del partito. Diventa una dittatura. La Germania diventa una dittatura. Quindi prendono sempre maggior potere le SS di Göring. Allora, com'è costituito il regime totalitario nazista? Le SS hanno grande importanza anche perché, attenzione, le SS dominavano anche la polizia segreta, la famosissima Gestapo. Ricordate come si chiama la polizia segreta nel regime fascista? OVRA, ricordate quell'acronimo
che nessuno sa che cosa significhi, è l'opera di Mussolini in Germania, la famosa Gestapo, polizia segreta, che guardate, Gestapo significa proprio polizia segreta. Gemeine Staat Polizei. Gemeine, prime due lettere. Gemeine in tedesco significa segreto. Gemeine Staat Polizei sono tre, le tre parole che contratte fanno la sigla Gestapo. Gemeine Staat, Stato. Gemeine Staat Polizei significa polizia segreta, Gemeine di Stato. Ed è la Gestapo. La Gestapo controlla tutto, ha delle spie, controlla in maniera maniacale e ossessiva i cittadini, tutti quelli che sono ostili a Hitler, che cercano di opporsi, che hanno idee contrarie a quelle di Hitler, vengono eliminati, d'accordo? Vengono eliminati, spesso in che modo? Vengono denunciati ad un tribunale, che anche Mussolini come Hitler, che cosa fa? Istituisce un tribunale speciale. I tribunali normali, i tribunali ordinari continuano a perseguire la truffa, il furto, l'omicidio, i reati ordinari. Un tribunale speciale, ideologico, ovviamente condanna i reati di opinione, di stampa. Tutti quelli che si oppongono a Hitler dicono qualcosa in contrario rispetto al fascismo, la Gestapo li scopre, li arresta, li denuncia, li tortura e poi molto spesso finiscono nei campi di concentramento, in prigione oppure condannati a morte per le sentenze del tribunale speciale. Quindi grande importanza delle SS, perché sono le SS di Göring che controllano la Gestapo. Ma attenzione, a partire dal 1936, e questo è ben noto a tutti, avete visto film come Schindler's List e film sui campi di concentramento, le SS, oltre a controllare le Gestapo, controllarono direttamente il sistema concentrazionale dei lager, dei campi di concentramento, che poi durante la Seconda Guerra Mondiale alcuni di loro si trasformarono in campi di sterminio, d'accordo? Quindi le SS controllavano, organizzavano il sistema dei lager, d'accordo? Dei lager, le SS, quindi Göring, la Gestapo faceva riferimento a Göring e alle SS. Göring fu messo a capo anche della Gestapo, d'accordo? Quindi poi cosa succede? Vedremo nella prossima lezione come Hitler organizza la propaganda, l'indottrinamento, la censura, la militarizzazione anche della vita quotidiana dei cittadini del Reichstag. È inutile che vi dica che Hitler elimina tutte le libertà democratiche, anche le elezioni. Fa un plebiscito come quello di Mussolini, però uno solo. Sì o no? Volete dare tutti i poteri al Führer? E il popolo risponde per la grande maggioranza sì, anche perché se rispondevi no, potevi fare una brutta fine. Quindi, che cosa succede? Iniziamo a parlare delle persecuzioni antisemite. L'antisemitismo è uno degli aspetti ovviamente più famosi del nazismo. Gli ebrei iniziano a essere perseguitati dall'inizio, però è 2 anni dopo la presa del potere di Hitler nel 1935 che la discriminazione degli ebrei e l'antisemitismo nazista diventano legge dello Stato. Infatti vengono approvate le famose leggi di Norimberga. Leggi di Norimberga. Le leggi razziali, le leggi di discriminazione nei confronti degli ebrei. Gli ebrei non possono più andare a scuola, gli ebrei non possono più praticare numerose professioni,
all'interno del Reich. Gli ebrei sono perseguitati a tutti gli effetti. Ad un certo punto, questo è famoso, devono portare una stella gialla sul petto, una stella gialla che è ovviamente sono due triangoli sovrapposti, una stella esagonale che è purtroppo una presa in giro di uno dei simboli più importanti della religione ebraica, a questo esagono. E infatti gli ebrei sono perseguitati, inizialmente non vengono uccisi o mandati nei campi di concentramento, vengono però discriminati, non possono fare quasi più niente all'interno del Reich, quello che Hitler proclama il Terzo Reich. Vi ricordate, il primo era l'impero asburgico, quello che poi diventerà l'impero asburgico, dunque il Sacro Romano Impero tedesco, quello fondato, il Sacro Romano Impero germanico, quello fondato poco prima dell'anno 1000, no? Che durò 800 anni. Il Secondo Reich, vi ricordate, era durato poco, era l'impero di Guglielmo II, di Guglielmo I e di Guglielmo II, che perse la Prima Guerra Mondiale. Questo quindi doveva essere il Terzo Reich, secondo Hitler, millenario, doveva durare per sempre, o comunque simbolicamente doveva durare 1000 anni. Gli ebrei vengono perseguitati, inizialmente non vengono mandati nei campi di concentramento o uccisi. Hitler non aveva ancora deciso di eliminarli tutti. Quelli che poterono fuggirono dalla Germania. La cosa poi veramente ridicola è che gli ebrei erano anche pochi in Germania. Erano soltanto 50.000 su 50 milioni di tedeschi, quindi l'1%. Vi erano molti più ebrei in Francia, in Olanda, in Inghilterra, moltissimi di più, erano milioni di ebrei che si trovavano in Polonia oppure in Ucraina, che faceva parte e buona parte della Russia all'epoca, dell'Unione Sovietica, anzi, oppure in Lituania, in Lettonia, e gli ebrei tedeschi non erano molti di numero, eppure l'odio dei nazisti contro gli ebrei è una delle caratteristiche proprio dell'ideologia nazionalsocialista, a cui dedicheremo una lezione apposita. Quindi, leggi Norimberga, pensate che gli ebrei perdono anche la cittadinanza. L'ideologia che vedremo nella prossima lezione, l'ideologia del nazismo, riserva la cittadinanza tedesca ai presunti appartenenti ad una razza pura tedesca, mentre gli ebrei o altri gruppi vengono considerati razze differenti o inferiori provenienti da fuori. Non hanno nessun contatto con il suolo, con la terra tedesca, quindi vengono addirittura privati della nazionalità. Moltissimi personaggi ebrei, grandi scienziati, artisti, fuggirono dalla Germania, causando un crollo culturale della Germania. Grandissimi artisti, scrittori come Thomas Mann, Bertolt Brecht andarono via dalla Germania. Scienziati come per esempio Albert Einstein, d'accordo? Non erano tutti ebrei, però di fronte alle discriminazioni, al totalitarismo, moltissimi grandi personaggi fuggirono dalla Germania. Hitler non ha solo distrutto la democrazia, Hitler ha distrutto un centro culturale straordinario, la Repubblica di Weimar, nonostante i suoi gravissimi problemi economici, era uno splendore in fatto di cultura, di arte, di scienza, di letteratura. Era come la Firenze dei Medici nel Rinascimento, come la Atene di Pericle nel V secolo a.C., il cinema moderno, il cinema espressionista inquietante, rivaleggiava col cinema di Hollywood nella Repubblica di Weimar. Grandissimi registi come Fritz Lang, l'autore del capolavoro di fantascienza distopica Metropolis, un film che si vede ancora, un film eccezionale, con degli effetti speciali impensabili per l'epoca, oppure il film di montagna di Murnau. Murnau che fece anche il film, diresse anche il film Nosferatu il vampiro, uno dei primi film del genere, un film dell'orrore importantissimo, cinema inquietante, cinema
di avanguardia, il cinema cosiddetto espressionista tedesco degli anni 20-30. Una pagina fondamentale della storia del cinema. Grandi romanzieri, grandi scienziati, nella Repubblica di Weimar, un anno su due, il premio Nobel veniva dato per la medicina, per la fisica, per la chimica, agli scienziati tedeschi. Avevano più premi Nobel degli americani, degli statunitensi. La grande scuola di architettura della Bauhaus, Bauhaus. L'architettura moderna, informale, astratta, d'avanguardia, qualcuno di voi ne ha sentito parlare, Gropius, è il fondatore della Bauhaus, fu tutto distrutto da Hitler. I pittori del grande espressionismo tedesco, la cosiddetta nuova oggettività, come Gross o Dix, Otto Dix, cioè molti di questi erano anche ebrei, filosofi, eccetera. Gli ebrei erano pochi. Però erano molto intelligenti e avevano occupato moltissimi posti anche nella cultura, nel cinema, nella letteratura, nelle arti figurative, la pittura, nell'architettura, nella scienza, dovunque. L'ascesa al potere di Hitler, la distruzione della Repubblica di Weimar, fu anche la distruzione di una Germania culturalmente, artisticamente, scientificamente all'avanguardia, forse la prima al mondo, insieme agli Stati Uniti d'America. Tutto questo fu distrutto da Hitler. Quindi le leggi di Norimberga. Ad un certo punto poi si passò alla persecuzione violenta degli ebrei, famosissimo, nella notte tra il 9 e il 10 1938. Ci fu la notte dei cristalli. Gli ebrei, già pesantemente discriminati in Germania dalle precedenti leggi di Norimberga, furono oggetto di attacchi da parte delle SS in tutta la Germania. Centinaia di ebrei furono uccisi, feriti, violentati, i loro negozi distrutti, dati alle fiamme, le loro istituzioni culturali devastate. Fu un attacco violento contro gli ebrei in tutta la Germania. Una cosa veramente terribile, se vedete anche su internet le immagini della Notte di Cristalli. L'antisemitismo non è più soltanto una discriminazione per legge. L'antisemitismo sta diventando violenza organizzata per uccidere gli ebrei. Molti degli ebrei catturati durante la Notte dei Cristalli, o comunque molti ebrei presi anche a caso, dopo la Notte dei Cristalli furono portati anche loro nei campi di concentramento, d'accordo? Nei campi di concentramento. Il primo che accolse gli ebrei fu Buchenwald. Quindi vi ricordate, sin dal 1933, quando era andato al potere, Hitler subito aveva istituito i lager, i campi di concentramento, però all'inizio, vi ricordate, i lager si riempivano soprattutto di oppositori politici, in particolare comunisti, abbiamo spiegato, di oppositori politici. Invece, ben presto, nei lager, il primo era Dachau, ricordate, per i comunisti, oppositori politici, poi Buchenwald fu il primo campo di concentramento in cui furono convogliati gli ebrei a partire dal 1938. Oltre agli oppositori del regime, i campi di concentramento iniziarono a riempirsi di gruppi, di etnie che venivano mandati lì a morire nei campi di concentramento non per quello che avevano fatto, ma per quello che erano. Tu eri ebreo, potevi anche essere fedele al regime fascista, non aver fatto niente di male. Per quello che tu sei biologicamente, per appartenenza etnica, finisci in un campo di concentramento. Questo non vale solo per gli ebrei, ma anche per gli zingari, per gli slavi, per altri gruppi che vedremo in seguito. Quindi la notte dei cristalli, molti ebrei fuggirono dalla Germania e si salvarono, molti invece purtroppo che restarono faranno poi una brutta fine durante
la seconda guerra mondiale. Va bene ragazzi, io chiudo qui questa lezione, continuiamo col nazismo la prossima volta.